La sfida più grande di Re Carlo è quella di essere accettato come nuovo monarca. Secondo il commentatore reale Cameron Walker, Cameron Walker ha suggerito che Re Carlo dovrà concentrarsi sull'essere accettato come monarca della Gran Bretagna mentre il paese emerge dal periodo di lutto per la defunta regina Elisabetta. Il commentatore reale crede che mantenere il supporto nel Commonwealth sarà un'altra grande sfida per Re Carlo. Il signor Walker ha detto a Pandora Forsyth, conduttore del Royal Roundup del Daily Express. Penso che la sua più grande sfida sia essere accettato come nuovo re, ma poiché siamo appena usciti dal lutto reale, non ha avuto molto tempo per fare quello. Quindi penso che nei prossimi due mesi dovremo vederlo assumere un ruolo attivo nella vita britannica e promuovere cause che andranno a beneficio delle persone. Ma è anche capo del Commonwealth e molti regni del Commonwealth, i 15 circa che è, continuano a essere capo di Stato al di fuori del Regno Unito, inclusi molti dei regni caraibici hanno espresso opinioni o almeno intenzioni di sbarazzarsi essenzialmente della monarchia britannica dalla loro costituzione per diventare repubbliche. Quindi, se vuole mantenere la monarchia e mantenerlo capo di Stato in vari altri paesi, non mi sorprenderebbe se lo vedessimo andare in tournée reali per cercare di sostenere la monarchia all'estero. Ma ha detto in passato quando era principe di Galles, che è proprio lui che spetta all'individuo venuto nel paese di formare il proprio percorso. Non impedirà loro di diventare una repubblica, se lo desiderano. Ma questo non gli impedisce ugualmente di cercare di persuaderli del contrario. Il re e la sua regina consorte terranno i loro primi impegni pubblici congiunti da quando il lutto reale si è concluso visitando Dunfermline per contrassegnare l'ex città che diventa una città.